Eccoci con Mister Torrente alla vigilia della gara con il Matelica. Mister, allora, come di consueto, presentaci un po' l'avversario di domani, che tipo di squadra è il Matelica? Ma intanto è una squadra rivelazione, fino adesso insieme al Mantova è una squadra molto dinamica, propositiva, quindi sarà un'altra partita difficile, come dico sempre, perché in questo campionato partite facili non esistono. Il Matelica, come dicevi te, è una grande rivelazione di questo campionato in casa, anche se gioca a Macerata. Tre vittorie, tre pari, nessuna sconfitta e ha fatto sempre almeno un gol. Sarà una gara molto molto complicata, come dicevi. Sì, è una squadra, ripeto, propositiva, attaccano in tanti, e quindi sicuramente bisogna stare molto attenti in fase difensiva e poi essere bravi nelle ripartenze per poter fargli male. Veniamo a noi, mister. Ieri purtroppo la tegola dell'infortunio di Tommaso Cucchietti, un infortunio che ha scioccato un po' tutti. Dispiace veramente tanto per un ragazzo che stava veramente dimostrando le sue grandi qualità. Sì, mi dispiace per Tommaso, spero che recuperi presto. Stava facendo molto, molto bene, non ci voleva, ma purtroppo dalla prima partita che ci succede un po' di tutto, anche a conseguenza anche della nostra classifica, è un po' quello che è successo in questo periodo dall'inizio. Quindi mi dispiace, però ho grande fiducia in Zamariol che un ragazzo che è cresciuto molto, che dà qualità nell'allenamento, nel senso che si impegna sempre al massimo, cerca di migliorarsi e quindi ho grande fiducia in lui. Questa settimana hai potuto finalmente lavorare senza impegni il mercoledì. Come sta la squadra dal punto di vista fisico, mentale e quali giocatori pensi di poter recuperare degli infortunati per domani? No, la squadra sta bene fisicamente, sta bene mentalmente perché veniamo da 5 risultati positivi, stiamo dando continuità ai risultati, le prestazioni ci sono sempre state e quindi dobbiamo continuare nelle prestazioni e soprattutto nei risultati. Spero di recuperare Formiconi, si è allenato con noi ieri. Oggi farà la rifinitura, sperando di recuperare lui. Mazza credo che ci vorrà ancora qualche giorno, quindi non sarà disponibile. Quindi niente. Migliorelli Ah, probabilmente. scusa, Migliorelli, sì, Migliorelli ha lavorato con noi bene questa settimana, quindi recupereremo sicuramente lui. Mister, nelle ultime tre gare 5 punti con avversari di alto lignaggio. Domani c'è una retromossa, anche se una, diciamo, una retromossa terribile per il campionato che sta facendo. Sarà un impegno ancora più complicato anche a livello mentale per la squadra dopo tre gare così, con squadre così molto Sì, importanti. ma inconsciamente è facile preparare le partite con Perugia, Triestina, Feralpi. Le più complicate sono queste, ma noi non ci possiamo permetterci cali di tensione, quindi dobbiamo andare sempre al massimo. Poi dobbiamo avere massimo rispetto, senza paura mai di nessuno, come abbiamo fatto fino adesso, e continuare nelle crescite di prestazione, ma soprattutto risultato, perché abbiamo bisogno di fare risultato per migliorare la nostra classifica. Mister, siamo ormai a 2/3 del girone d'andata. Cosa ti soddisfa della tua squadra e dove ancora deve migliorare il tuo gruppo? Ma mi soddisfa la crescita sul piano sempre della qualità del gioco, quindi una crescita continua, è normale dopo 2 mesi di lavoro, anche se non ho avuto mai a disposizione tutto il gruppo. Quello che bisogna migliorare è soprattutto nella attenzione in fase difensiva, che già abbiamo avuto dei miglioramenti. E soprattutto davanti cercare di essere più concreti, le occasioni che capitano bisogna far gol. Abbiamo 4 gare dal coefficiente di difficoltà molto alto prima della sosta di Natale.
Siamo preoccupati, tre di queste sono in trasferta, la squadra ha raggiunto un buon livello di maturità, però saranno gare molto molto impegnative con tre trasferte. Sì, ma adesso le mie energie sono sul Materica, poi penseremo alle trasferte. Come dicevo prima, dobbiamo avere una mentalità di andare a giocare dappertutto, di cercare di ottenere il massimo su tutti i campi. Quindi grandissimo rispetto di tutti, ma nessuna paura a giocarcela. Questa deve essere la mentalità, anche perché lavoriamo per ottenere le vittorie. 12 punti in 13 gare, sempre buone prestazioni. C'è una partita che ti ha lasciato amaro in bocca che vorresti rigiocare? Ma sicuramente Pesaro per quello che abbiamo creato in quell'occasione. E per un mezzo cross abbiamo perso una partita, sicuramente quella, ma anche con l'Arezzo al primo calcio d'angolo abbiamo preso gol. Quindi a questa squadra mancano dei punti per le prestazioni che abbiamo fatto, sicuramente è una classifica bugiarda.